scelto l'atrio di Salita San Francesco, vi accompagno dentro al Salone del Colonnato. Era il secondo, la seconda corte aperta e originariamente qua sopra, dove oggi vediamo la vetrata, pioveva e quindi veniva raccolta l'acqua. L'acqua che veniva poi convogliata in quella che oggi è questa cisterna o quello che rimane della cisterna e poi veniva distribuita all'interno del palazzo. Durante la Prima Guerra Mondiale è stato anche ospedale militare e in ricordo di questo abbiamo anche una targa perché il figlio di Ivan Mackenzie morì durante la Prima Guerra Mondiale, quindi venne attrezzato, il padre decise in memoria del figlio di attrezzare parte della sala. Una delle curiosità che spesso io racconto ai miei visitatori è: guardate la dimensione delle colonne sui quattro lati. Su tre lati sono uguali e il quarto lato, quello verso Piazza della Meridiana, invece sono diverse, sono molto più grandi perché al piano superiore, poi lo vedremo, è stato allestito il salone del cambiaso, il salone principale del palazzo. Oggi dietro a alcune di queste porte realizzate da Gino Coppedè sono state attrezzate degli spazi espositivi perché dentro a Palazzo della Meridiana, oltre a fare le visite guidate, oltre ad ospitare congressi, matrimoni, eccetera, ci sono anche degli spazi espositivi. Quindi il vecchio concetto dei Palazzi dei Rolli che ospitavano viandanti, principi, re, oggi lo abbiamo riscoperto utilizzandolo per ospitare i turisti che sono nella città di Genova.